un altro collegamento di quelli importanti, quindi cerchiamo di prendere la linea con Amleto Cravatta facendogli prima partire il suo spot. Kebastroz di Amleto Cravatta, che banca e banca, i tuoi risparmi dali a noi, il tuo futuro sarà diverso, il tuo futuro scomparirà. Sempre fantastica, molto suggestiva questa sigla di Amleto Cravatta che abbiamo al telefono, pronto? Buongiorno, grazie a tutti voi, purtroppo mi dispiace per i nostri ascoltatori che non hanno la possibilità di vedermi e di sentirmi da vicino. Meno male. Un collegamento in diretta perché sono qui in sede. Ok, oggi quindi ho deciso di non venire, però questo assegno ancora niente, ancora non è arrivato. No, è proprio perché per la nostra pretesa stiamo cercando di trovarlo questo assegno. Ah, si è nascosto? Guardi, è veramente un fatto increscioso perché in genere non capita così spesso, qualche volta succede, ma sa come la percentuale non è poi così alta, insomma. Ho capito. Capita le volte. Noi siamo qui adesso in questa nuova sede che stiamo aprendo in questo momento, ci sono gli operai che stanno costruendo e insomma si lavora, ecco. Ah, quindi vi state espandendo, diciamo, vi state allargando. Sì, avete comprato un'altra sede? Sì, abbiamo una sede in Germania, abbiamo aperto una sede qui in Germania, il mercato è internazionale, quindi qui proprio... Siete spostati quindi, però la vostra sede principale rimane sempre quella a Napoli, cioè ne avete un'altra comunque? Sì, abbiamo una sede a Napoli, insomma, che è vicino a Secondigliano, però abbiamo anche una sede qui ad Auschwitz che stiamo aprendo. Ah, Auschwitz? Sì, abbiamo trovato un bel edificio, abbiamo fatto una ristrutturazione, abbiamo lasciato ovviamente inalterate tutte le caratteristiche tipiche del luogo. Ma scusi! I nostri amici, i nostri clienti che vengono qui e si trovano un po' al loro agio, anche per permettere loro di pagare con più serenità. La voglio un attimo interrompere, ma ad Auschwitz, cioè l'ha presa proprio nel museo di Auschwitz, cioè proprio dentro? Sì, proprio abbiamo preso proprio questa cosa, abbiamo fatto un bel investimento, qui abbiamo fatto la cosa, abbiamo lasciato anche un po' gli strumenti, ci sono anche delle camere con delle cose, abbiamo fatto un po' abbiamo ricreato un po'. L'avete rimodernato, cioè avete rimodernato Auschwitz? Abbiamo un po' ricreato però la vecchia atmosfera, per far sì che se qualcuno non volesse pagare i debiti, perché i debiti si pagano, ricordiamolo sempre, per poter aiutare gli altri, noi abbiamo appunto, vabbè, adesso non andiamo nei particolari. Ho capito, ma cioè la gente quindi viene dentro Auschwitz da lei? Per venirla a trovare e chiedere consulenza viene dentro Auschwitz? Cioè... Ma in genere non succede proprio così, siamo noi che li carichiamo. Oh mio Dio! Cioè lei carica dei nostri pomini. Con i treni? Li portiamo qui, insomma, sa com'è alle volte. Cioè li deportate praticamente? Non è il termine giusto. Ma no, quasi si avvicina però, immagino. Che altro, sono persone che hanno bisogno di essere convinte che quando si fa un debito bisogna pagarlo. Ho capito. Perché i soldi vanno destinati a chi ne ha bisogno. Chi sarebbe queste persone? Chi sono? Le conosce? Sì, ci sono persone che hanno bisogno, vengono da noi, dicono aiutateci. Chi vuole investire in un mercato particolare, tipo l'altro giorno è venuto un signore scuro di pelle, insomma credo di una nazionalità. Ho capito. E voleva investire in un mercato particolare, pronto ad acquistare delle cose. Guarda, ne abbiamo qui 5.000 euro e vogliamo fare delle cose, insomma vogliamo investirle. Noi abbiamo dato la possibilità di esaudire i suoi desideri, lui cercava dei Kalashnikov, delle pistole, delle cose. Noi abbiamo procurato da un'altra persona che vendeva le pistole, fatto un po' da tramite, e abbiamo esaudito il suo sogno. Lui voleva... Scusi, lei sta facendo anche il trafficante di armi? Non lo so, dice che deve fare delle cose, insomma deve... E lei le ha anche consegnate le armi? Perché lasciamo che ognuno realizzi i suoi sogni. Ma che sogni? Lui li ammazza i sogni della gente, credo, uno che traffica armi. Ma che roba è? Ma lei ha un po' di morale, un po' di etica personale, scusi.
Io certo. E che fine ha fatto? Dove è finita la sua vita? Risolviamo i desideri delle persone, delle persone che vogliono e basta che pagano, e noi risolviamo i loro desideri, ovviamente. Lei ha un desiderio? Io non lo so se... Per esempio, lei non so, vuole, c'è una ragazza che le piace tanto, la ragazza non questo cede. Questo sì. Noi facciamo sì che la ragazza ceda. E come? Posso sapere un po' queste cose? Sono curioso a questo punto. Poi non ti preoccupi, lei ci dà dei soldi, ovviamente finanziamo un po' le cose, noi facciamo sì che questa ragazza le dica sì. Ma poi quando dirà di sì, cioè è cosciente di quello che dice, non so, voglio immaginare. No, vabbè, noi usiamo delle cose tranquille, noi facciamo, e questo è il nostro sogno. Ma la crema sotto di Amaneto Cravatta è per i vostri sogni, i vostri investimenti. Ricordate, non pensate a tanto, non fate il buonisti, cioè la vita è dura, è difficile, ci siamo noi. Sì, ma io noi che, siccome la vita è dura e difficile, siamo noi che nell'eventualità proprio state proprio lo stesso, vi aiutiamo a togliervela questa. Bello. Ma io voglio, ho un'altra curiosità da chiederla, ma il motivo proprio per cui lei si è trasferito ad Auschwitz, cioè. State lavorando, un attimo solo, che ci sono i parati che lavorano. Lavorate? Su, forza, lavorate, su. Cioè lei è, no, per cortesia, è un estremista, scusi. Non togliere la catena a quello, se ma non lavora. Ma catena? Cioè lei c'ha gli operai incatenati, li fa lavorare. Ma che roba attimo, è? No, non ha capito bene. Tu, allora sono 20, sono 20 frustate. 20 frustate? Vabbè. Che sta facendo? Scusa. È l'altro che. L'altro cammina, lo faccio sul ginocchio sul vetro. No, ma che cos'è? La razza ariana lì, perciò si è trasferita ad Auschwitz, mi faccia capire. No. Chi si crede di essere? Non siamo assolutamente razzisti con gli ebrei, assolutamente. Per noi ebrei, negri e cani sono uguali. Ma che cosa? Oh mio Dio, non mi faccio urlare in radio. La prego, non dica ste cose. La canzone la conoscete tutti, ormai siamo tutti uguali. Siamo tutti uguali. Sì. Tranne i meridionali. Ma io non lo so. Lei andiamo, mi fa ribrezzo. Per terre e per mari. Siamo tutti contro gli extracomunitari. Mi fa ribrezzo. Io non voglio più parlare con lei e fare un collegamento. Mi devono solamente pagare. Anzi, nemmeno. Oh. No, lei paga a noi. La pagano lì nella radio? Sì. Benissimo. Allora investi i soldi con noi. Ma lei mi paga di più per caso? Mi pagherebbe di più? Certamente. Ok, allora vengo a lavorare per voi. Grazie. Per noi ho 24 ore al giorno e vabbè, dopo ci mettiamo d'accordo. Vabbè, arrivederla Amleto, arrivederla. Viva la Kebab Stop.